Ben ritrovati, siamo in compagnia di Angela Malanchino. Angela, ben trovata, ciao. Grazie Key account Northwest Italy di Gesti. mille. Esatto. Angela, ci racconti un po' qual è il cliente tipo di Gesti? Ma in realtà il cliente di Gestin può essere sia la piccola agenzia che il grosso gruppo in franchising, perché noi offriamo delle soluzioni che possono soddisfare le esigenze di ogni cliente, quindi è assolutamente adattabile, insomma, alle esigenze sia del piccolo, del medio che del grande realtà, insomma, che ci sono presenti nel territorio. E senti, Gestin non è solo tra i gestionali, ricordiamolo che è un gestionale per agenti, uno dei più utilizzati del momento, ma offre anche una importante consulenza. E il concetto un po' chiave, no, di queste sinergie di questo 2022 è il concetto di consulenza, lo sentivamo prima anche nella plenaria, no, di come sta diventando importante, lo abbiamo visto anche prima, anche in compagnia di Certo. altri tuoi colleghi prima che ribadivano l'importanza, no, della consulenza. Questo che cosa significa? Fare consulenza per l'agente immobiliare cosa significa? Significa proprio accompagnarli, perché spesso scegliere un CRM come Gestim è anche un cambiamento importante, quindi noi andiamo anche a sradicare le loro abitudini e quindi c'è questa esigenza di poterli affiancare in questo percorso e anche dopo. Però ce lo facciamo raccontare da tre clienti che abbiamo intervistato, anzi, o meglio, sono andati a ruota libera loro, tre realtà, una del nord Italia, una del centro Italia e una del sud. E quindi possiamo sentirlo direttamente da loro che cosa significa la nostra consulenza nei confronti dei clienti. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giorgio Cavallo, sono direttore amministrativo del gruppo IBI. IBI è una realtà sul territorio nazionale e ha due anime, un'anima immobiliare, quindi è proprietaria di un piccolo patrimonio immobiliare, e un'anima di servizi immobiliari che ha la vocazione di servire tutto il territorio sia nei servizi immobiliari sia nell'agency, cioè l'intermediazione immobiliare. IBI Intermediazione aveva la necessità di proseguire negli investimenti e nel migliorare il servizio per i propri clienti e soprattutto per i propri collaboratori nell'utilizzo di un applicativo adeguato alle moderne esigenze. Cosa succede? Succede che con il nostro amministratore delegato Pino Caruso, insieme a noi, dello staff della capogruppo, abbiamo fatto una software selection. Una software selection che si basa, tutte le nostre software selection si basano su due linee: la bontà del prodotto, ma soprattutto la chimica che si va a costruire, a creare con gli interlocutori, con le persone, perché poi le difficoltà sono ovviamente tante e i software non risolvono le difficoltà che si incontrano. Il software è uno strumento che, dato dalle persone e alle persone adeguate, permette di arrivare a risultati importanti. Sottolineo questo perché è quanto ora, dopo quasi un anno, anche meno, perché l'avvio è stato veloce, ma un anno di conoscenza delle persone di Gestim, è il significato ed è il messaggio più importante che abbiamo raccolto in azienda. Cioè, noi possiamo contare sulle persone, che sia dei consulenti, sia dei tecnici, che fanno proprie le nostre preoccupazioni, le nostre ansie, le trasformano in operatività tempestiva per non lasciare scoperta l'attività e l'azione commerciale. Quindi abbiamo trovato, sembra quasi una filippica, non una filippica, un plauso eccessivo a un'azienda, ma vi assicuro che io, arrivando da un'esperienza di software house, la differenza è inutile, lo si sente dire spesso, ma continuano ad essere l'uomo.
per quanto e l'uomo poi può tradurre in procedure tutta quella che è la propria intelligenza, così come noi l'abbiamo riscontrata, è ovvio, quindi non vi sto a parlare del prodotto perché è ovvio che sia adeguato, se no non lo avremmo scelto. Ho scoperto e ho avuto la piacevolezza di avere l'ultima conferma della buona scelta che abbiamo fatto, e cioè, oltre ad essere dei vari interlocutori con noi, e quindi potrebbe anche essere un po' scontato perché siamo i clienti, sono stati degli ottimi interlocutori nell'interfacciarsi ad altre persone che ci forniscono software, e voi sapete quanto sia difficile far colloquiare 2-3 barra software house. Loro hanno avuto la pazienza anche di immedesimarsi e far sì che il travaso dei dati, il colloquio si sia risolto in una garbata conversazione con un efficace risultato. Tutto ciò ha fatto sì che, e io mi auguro che questo video non si trasformi poi in un aumento del listino prezzi, nel momento in cui teoricamente dovremmo chiedere uno sconto, ma abbiamo distinto anche una cosa molto importante. L'aspetto commerciale lo abbiamo gestito come due aziende che fanno gli interessi delle proprie aziende e lo devono affrontare. E mai è stato strumento di negoziazione sulla sostanza. I soldi sono andati nel verso in cui devono andare i soldi, con una trattativa corretta, eccetera, ma e a prescindere, una volta fatta la trattativa, l'approccio delle persone di Gestim è stato lo stesso approccio che avrebbero e che ci si sarebbe aspettati, che ci si aspetta con un deal importantissimo. Il nostro era un deal molto importante, ma non importantissimo per una realtà poliedrica e molto molto strutturata come Gestim, quindi lasciatemi dire, siamo dei piccoli clienti. In questo momento mi sento assolutamente di, posso permettermi sì, di sponsorizzare Gestim, perché è veramente il partner con cui si fa sinergia vera. Vi ringrazio, vi saluto e buon lavoro. Ciao a tutti, sono Roberto Varello e sono il broker di Immobiliare Brava. Immobiliare Brava è una realtà su Palermo, non so se è la prima o la seconda o la terza, è comunque una delle realtà più importanti di Palermo perché coinvolge un team di 32 persone. Lavoro nel settore immobiliare da oltre 20 anni e abbiamo voluto sperimentare, mettere a terra una nuova realtà che coinvolgesse in primis le persone, quindi tutto il lavoro che svolgo come broker, come coach della mia struttura è incentrato sulle persone. Immobiliare Brava nasce proprio dall'idea di noi soci, sostanzialmente siamo io, mio fratello e mia sorella, dopo varie esperienze fatte nell'immobiliare, io ho lavorato per tanti anni per una rete in franchising nazionale, nasce proprio l'idea di mettere a terra un progetto che potesse aiutare gli agenti immobiliari, coloro che magari erano un po' stanchi di questa professione perché presi da tanti dettagli. Che sono quelli che alle volte distraggono proprio il classico agente immobiliare. Quindi abbiamo cercato di ottimizzare all'interno della nostra struttura tutti quei processi, di semplificare tutti quei processi affinché l'agente immobiliare diventasse un professionista vincente. In 2 anni devo dire che ci siamo riusciti perché i nostri agenti hanno fatto un salto veramente importante a livello produttivo e quindi siamo abbastanza soddisfatti. Siamo soddisfatti anche del modo in cui proprio impattiamo all'interno della nostra città, sia con i clienti che con i nostri agenti stessi. Quindi abbiamo creato proprio un protocollo, viene chiamato formula brava, quindi una formula, ma come se fosse una formula magica, quindi un insieme di componenti fatte da strumenti, persone e competenze che possono semplificare, possono sicuramente rendere più funzionale l'acquisto di un immobile. Oggi siamo in continua crescita e ovviamente come ogni realtà innovativa siamo alla continua ricerca di strumenti che possano aiutarci a semplificare quella che è la nostra attività. Per questo qualche mese fa sono andato alla ricerca di un software gestionale, proprio perché non contento di quello che utilizzavo
precedentemente, perché avendo una struttura grande, o meglio, con tante persone da gestire, sì, grande anche nella sua produzione, ma con tante persone trovavo difficoltà nel gestire, nel controllare e quindi nel semplificare tutti i processi. Ho fatto varie ricerche, ho fatto vari incontri e ho trovato poi la soluzione in Gestim. Ho conosciuto Angela, che mi ha semplificato veramente la vita, perché ha avuto tanta pazienza intanto e tanta disponibilità nei miei confronti, e quindi tutte quelle che per me erano le difficoltà, tutte quelle che per me erano quelle interferenze che non riuscivo a smarcare in altro modo, con la pazienza e con la disponibilità siamo riusciti a smarcare. Quindi ho trovato qualcosa che probabilmente neanche mi aspettavo, ovvero da un servizio web, da un software, da un qualcosa di digitale, non ti aspetti che ci sia tutta questa assistenza di una persona che ho conosciuto proprio fisicamente, che è venuta a trovarmi all'interno dell'ufficio, quindi e non soltanto un call center, qualcuno che non ha idea di chi sia, ma una persona che si prende cura veramente dei bisogni del cliente. Quello ha fatto la differenza. Quindi per me è stato, come per me è fondamentale nel mio progetto, lavorare con le persone, far sì che ci sia un legame tra le persone. Con Gestim io ho creato subito un legame con il commerciale, quindi siamo andati a lavorare direttamente sul progetto, semplificandolo e potenziandolo al massimo. Quindi per me è grandissimo beneficio essere in Gestim. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Nicola Volpes e rappresento il gruppo Volpes, un'azienda storica nel panorama immobiliare. L'azienda che qui rappresento è sul mercato da 55 anni, quindi credo che sia una delle più longeve in Italia. Abbiamo il nostro quartier generale a Roma, ma siamo presenti in altre città come Milano. Come azienda ricopriamo vari aspetti del settore immobiliare, in cui la parte focale è la parte dell'intermediazione, soprattutto negli ultimi anni. Già dalla metà degli anni 90 siamo stati sempre molto attenti alla parte tecnologica, e già dall'epoca abbiamo scelto di informatizzare la nostra azienda, creando nel 94 il nostro primo gestionale. Quindi abbiamo sufficiente dimestichezza con i sistemi informativi per oggi apprezzare ancora di più quello che Gestim ci mette a disposizione. Credo che uno degli aspetti più importanti da valutare nella scelta di un'azienda partner che fornisce un gestionale, comunque un sistema informativo, sia quella proprio della longevità. Noi siamo un'azienda longeva, quindi questa caratteristica per noi è un valore fondamentale. Questo perché è capitato negli anni passati, prima di incontrare Angelo e la realtà che lui rappresenta, la splendida realtà che lui rappresenta, abbiamo avuto altre esperienze, anche di gestionali ben fatti, di sistemi informativi all'avanguardia per l'epoca. E il problema che abbiamo sempre riscontrato era la longevità delle aziende che le sviluppavano, aziende iperdinamiche all'inizio, prodotti sicuramente di qualità, ma aziende che nell'arco di 3, 4, 5 anni sparivano dal mercato, obbligandoci a iniziare l'informatizzazione da capo con tutti i problemi che immaginate un'azienda possa avere nel reinformatizzare, nello spostare i dati da un sistema ad un altro. Siamo un'azienda che, nonostante è strutturata, è un'azienda basata sulla famiglia fondamentalmente, e tutti i rapporti che noi abbiamo sia all'interno della nostra azienda ma anche con i fornitori strategici sono rapporti in cui l'aspetto personale, umano, è fondamentale. E alcuni anni fa, ormai credo più di una decina di anni fa, tramite un amico comune, un partner all'epoca del settore immobiliare, ebbi la fortuna di conoscere Angelo. Ci siamo subito capiti su quali erano le esigenze della nostra azienda, ma soprattutto ho trovato una persona e una realtà pronte a risolvere il problema. Quindi veramente un partner strategico, non un semplice fornitore. In tutti i momenti della nostra storia vissuta con Gestim non abbiamo mai avuto né un problema di incomprensione né un disservizio così importante da spingerci a cercare altre soluzioni. Un'azienda sempre attiva,
un'azienda in cui anche per loro l'aspetto umano è fondamentale, è importante. Spesso mi trovo anche per sciocchezze, a volte i miei collaboratori si trovano a chiamare Angelo a tutte le ore, che comunque sia, rappresenta l'azienda con tutti gli impegni che ha, e sempre o risponde al telefono o richiama entro breve anche per la problematica più sciocca. E questo oggi è un valore imprescindibile in un mondo in cui spesso chiamiamo le aziende, ti risponde un bot e non riesci mai a parlare con qualcuno. E questo stile di lavoro è stato da loro mantenuto nonostante l'acquisizione da parte di una grandissima azienda che li avrebbe, pensavo li avrebbe portati a perdere questa caratteristica, cosa che fortunatamente non è accaduta. Un piccolo aneddoto per farvi capire l'importanza che per noi riveste l'azienda Gestim, al di là del portale e del gestionale che utilizziamo, è accaduto poco tempo fa, in occasione del rifacimento del nostro sito internet, il nostro responsabile marketing mi aveva indotto, insomma, in quel momento a scegliere, a optare per un fornitore diverso, esclusivamente per la parte di realizzazione del sito. Fornitore che si era presentato con tutte le credenziali, con tanti lustrini, fornitore che purtroppo dopo un po' ci ha lasciato, come si dice, al palo, quindi ci ha fatto perdere tempo, e noi avevamo l'esigenza, perché avevamo comunicato anche sia ai nostri azionisti, ma soprattutto ai nostri collaboratori, alla nostra clientela, che a breve sarebbe stato rilasciato il nuovo sito internet. Ho chiamato Angelo, anche un po' imbarazzato, ovviamente, perché avevo scelto un po', l'avevo tradito su questo, chiedendogli di risolvermi il problema. È stato grande, fenomenale, ancora ricordo, era un periodo a cavallo con le vacanze natalizie, ecco, più o meno era questo periodo. Nell'arco di un mese e mezzo aveva realizzato un sito internet identico a quello che avevamo progettato anche, però sotto alcuni aspetti migliori dal punto di vista tecnologico, risolvendo un problema per me interno molto, molto importante. Di questo gli sarò sempre, sempre grato. Ecco. Quindi, ritornando all'importanza dei rapporti umani, volevo dire che la scelta di un'azienda partner nell'aspetto tecnologico, oggi è importante valutare l'aspetto anche relazionale, che è fondamentale. Angela, devo dire delle testimonianze che parlano da sole, vi raccontano come un partner affidabile, paziente, presente, quindi sicuramente importante, no? in quel concetto che dicevamo nel prestare consulenza. Ecco, sicuramente queste testimonianze raccontano appunto molto di voi, anche con questi aneddoti che proprio indicano la serietà con la quale prestate la vostra consulenza. Possiamo però cercare di individuare come si trae il massimo valore dall'utilizzo del vostro gestionale, di Gestim? Allora, sicuramente il massimo valore lo possono ottenere interagendo non solo con il software, ma soprattutto con noi. Io ho delle colleghe meravigliose in ufficio del Dev Desk che li sostengono sempre, li aiutano anche con delle assistenze in remoto. E noi che siamo sui territori, io, Nicoletta Marcuzzi, che è la mia collega, Claudio Leonetti e ovviamente in primis, come sempre, Angelo Semerano, che è il papà di Gestim, che da 18 anni, insomma, cerca nel limite del possibile di essere sempre molto presente. Quindi, ripeto, è proprio un inizio della relazione con noi lavorativa, è proprio quando si sottoscrive il contratto, perché siamo felici e orgogliosi di poterli sostenere con, come diceva anche Nicola, con una telefonata, anche con una domanda che magari c'entra poco, oppure con delle reali esigenze di formazione, di consulenza, di progettualità, di soluzioni informatiche, ad esempio appunto con altri software. Quindi riusciamo ad essere sempre molto presenti, e questo per noi è un grande orgoglio che ci ha sempre contraddistinto, e quindi siamo molto contenti di metterci la faccia sempre tutti i giorni. E così come hanno anche testimoniato i video che abbiamo visto,
sulla vostra presenza ieri come oggi, presente, che tra l'altro è anche l'hashtag di Sinergie, quindi per chiudere il nostro cerchio. Grazie Angela, grazie per la tua testimonianza. Grazie di questa opportunità. Io come sempre sono sempre molto emozionata e vi ringrazio per il tempo e il tempo che ci avete dedicato a conoscerci un po' meglio. Grazie a voi. Grazie a te.